Cosa spinge una persona a superare i limiti dell'esperienza umana e affrontare l'ignoto? Da bambini ci facciamo domande sul mondo, impariamo, accettiamo e perdiamo la capacità di meravigliarci. Ma alcuni no. Gli esploratori, chi ricerca la verità, sono questi i pionieri che definiscono il futuro dell'umanità. Quegli altri non vengono. Nessuna cifra li farà andare oltre quelle vette. La città perduta deve essere lassù. Sarà un'arrampicata infernale. Io non mi tiro indietro. Lo so. Dovresti star qui con loro. Scordatelo. Quasi! Ti aspetta una gran bella vista, Lara. Aggrappati a me! Grazie! Guarda che bello! È fantastico! Ma la neve che scende da quelle vette è un brutto segno. Il sentiero si inerpica sulla montagna. Dalla cima avremo una buona visuale della valle dall'altra parte. Bene, ma andiamoci piano. C'è un vento fortissimo! Dobbiamo solo continuare a muoverci! Ehi, anche se non troveremo niente quassù, tuo padre sarebbe fiero di te. Già, ma sento che troveremo qualcosa. Stai bene? Sono solo scivolata! Tutto a posto! Merda! Ci è mancato pochissimo! Lara! Stai bene? Giana! Sono qui! Scendo e ti vengo a prendere! No! È troppo pericoloso! Posso arrampicarmi! Sei sicura? Tu resta dove sei! Un infarto. Va tutto bene? Sì. Forza. Sembra sia un passaggio obbligato. Niente male. Tempo peggiora, possiamo rintanarci in questa grotta. Credi davvero che troveremo la città scomparsa? So che è improbabile, ma la guida con cui ho parlato diceva di aver visto delle rovine tra queste vette. La tempesta si avvicina. Abbiamo un paio d'ore al massimo. Dovrebbero bastare. Siamo quasi in cima.
pensi? Ci siamo quasi, John. Me lo sento. Un ultimo sforzo e siamo in vetta. Ok. Vediamo che c'è lassù. Non dovrebbe cedere. Resta vicino alla parete. Ok. Da qui bisogna arrampicarsi. Occhio, potrebbe venir giù del ghiaccio. Ok. Wow! C'è un bel po' di ghiaccio instabile qua sotto. Facciamo piano e con calma. Non mollare adesso. Occhio! Oh, merda! C'è mancato poco. Riesci a saltare di là? Ce la posso fare! Oh, oh merda! Non riesco a fare un salto del genere! Resta lì! Ti fisso una cima in vetta! Ok, ti do un po' di corda! Sei quasi, Lara! Fai così! Ti tengo! Lara! Mi senti? Sì! Ah, ora ti tiro su! Oh, merda! Là! Guarda là! Svelto! Fammi oscillare fino all'altro lato! Ok. Yes.
L'aspetto più crudele della vita è che ne veniamo privati troppo in fretta. Invecchiamo, ci indeboliamo e moriamo. Ma cosa rimane di noi? Ossa, polvere e la nostra anima sopravvive alla nostra esistenza terrena? Io credo di sì. I miti e le leggende nascondono sempre un fondo di verità, ma non la verità della scienza. Qualcosa di più profondo. La chiave che porta alla vita eterna. Forse ho trovato la soluzione dell'enigma, ma non sono solo in questa ricerca. Mi sorvegliano, studiano ogni mia mossa. Ora però so chi sono. La Trinità. Un'antica e spietata setta che vuole controllare il futuro dell'umanità. Devo procedere con cautela per il bene della mia famiglia. Se dovesse succedere qualcosa a Lara o ad Anna, io non potrei mai perdonarmelo. Scusami, davvero, cosa ci fai qui? Ho visto che i tabloid ce l'hanno di nuovo con te. Pensavo ti servisse compagnia. Altre menzogne. Ti hanno seguita. Seguita? Certo che no. Che sta succedendo? Forse ho trovato la tomba. No, non farai sul serio. La leggenda del profeta è vera. Papà aveva ragione. Lara, tuo padre non stava bene. No! Stava per fare una grande scoperta, la prova tangibile dell'immortalità dell'anima. Io amavo Richard. L'avrei sposato se l'avessi chiesto. Ma era un uomo distrutto. E non voglio che tu faccia la stessa fine. No, Anna, aveva ragione. Erano gli altri a sbagliare. La tomba è in Siria. Siria? Oh cielo, Lara, no! È pura follia! Rimetti a posto la tua vita. Torna a casa, al maniero. Sai bene che non posso tornarci. Questa ossessione ha rovinato tuo padre. Ho visto qualcosa. Qualcosa che non so spiegare. Ora capisco quello che è passato papà. Sono tutte favole. Cose senza senso. Non imboccare questa strada. Sai bene dove porta. È l'unica cosa che conta ora. Troverò la tomba del profeta, Anna.
entrando nella zona di guerra. È sicura di quello che fa. Ci siamo quasi. Dovrebbe esserci un'oasi nel canyon più avanti. Spreca il suo tempo. Non c'è niente qui. Continui a guidare, per favore. I soldi sono suoi. C'è qualcosa che non va. Quella è solo la milizia locale. L'hai detto a qualcuno, vero? Quelli pagavano più di te! Che Diavolo, ma che... Merda, non dovevano spararci addosso! Andiamocene da qui! Le ricerche di papà parlavano di questo posto. Si narra che la tomba del profeta fu nascosta fra le rupi sopra una delle città dimenticate. La leggenda descrive un'oasi dove il profeta venne sepolto. Simbolo religioso, ricco di dettagli e incastonato di gemme. Sembra bizantino. Potrebbe risalire al X secolo. Combacia con la leggenda del profeta. Forse ci sono. Incredibile. È una specie di stele. Non riesco bene a tradurre tutto quanto. Ma questa parola... Profeta! Ci sono. Papà aveva ragione. Specie di stele. Ci sono scritte in bizantino, ma non riesco a tradurle. Qui viene raffigurato mentre compie il miracolo della guarigione. Gli appunti di papà ne parlavano. Condusse i suoi attraverso il deserto, fino all'oasi. Un'entrata segreta.
cercano la tomba. Devo trovarla prima di loro. È il profeta che parla a un esercito straniero. Li ha convinti a deporre le armi. Il mio greco è ancora un po' arrugginito, ma mi sta portando verso qualcosa che è nascosto da queste parti. Devo segnare i luoghi. Incredibile. Se solo papà fosse qui. Questi sono i miracoli del profeta di Costantinopoli. Trucidato ingiustamente per mano dell'ordine della Trinità. L'ordine della Trinità inseguì il profeta e i suoi discepoli per tutto l'impero, fino allo scontro finale nell'oasi nascosta. Un passaggio. Andiamo. C'è stata una battaglia qui. Gli armati contro pellegrini religiosi. L'ordine della Trinità. Figlio,
L'ordine della Trinità ha saputo che i seguaci del profeta stanno costruendo un'immensa tomba in un'oasi fuori da Beroia. Ma la cosa più sorprendente è che mentre pensavamo che stessero costruendo la tomba per il profeta, la Trinità ora crede che sia ancora in vita. Il profeta, ucciso dall'ordine della Trinità. Figlio, Lord. Quando la siccità dei mille giorni assetò, il profeta fu ucciso dall'ordine della Trinità durante la fuga da Costantinopoli. Ma i suoi. Avanzano forze di esplosione. Quella parete non sembra molto resistente. C'è dell'acqua là dietro. Se riuscissi a distruggere il muro, potrei alzare il livello. Speriamo che funzioni. Incredibile. Ce l'abbiamo fatta, papà. Devo riuscire ad arrivare più in alto. Forse alzando il livello dell'acqua. Quella parte. Forse posso sollevarla.
Devo alzare il livello dell'acqua. Mio signore, quello che dice è impossibile. Queste mani hanno infilato una lancia nel cuore del profeta. L'ho visto morire. Senza dubbio il suo popolo ha messo un altro uomo nelle vesti del profeta ucciso per continuare la sua menzogna. Sono disperati, screditati ed esiliati. Se riuscissi a salire su quella trave. Se riuscissi a salire su quella trave. Dove ho sbagliato? Ehi,
qua giù! Piazzate le cariche! La tomba del profeta. Dopo tutto questo tempo. E il manufatto? All'interno, se Dio vuole. Apritela! Fate piano. Potrebbe essere estremamente pericoloso. Chi diavolo sei? Sei una donna intelligente. Suppongo che tu già lo sappia. La Trinità. Dov'è il manufatto? Non so di cosa tu stia parlando. Non fare la spiritosa con me. Sei stata tu a condurci qui. Senti, era vuoto quando ho aperto. Non c'erano corpi e nessun manufatto, te l'assicuro. Lara! Ho così tante cose da dirti che... Hai trovato la tomba del profeta? Sì, ma mi hanno seguita. Cosa? Chi? Si fanno chiamare la Trinità. Hanno provato a uccidermi. Diavolo succede qui? Comincia a spaventarmi. La tomba era vuota, ma credo cercassero la sorgente divina. Il manufatto che cercava tuo padre? Sì, e c'è dell'altro. Nella tomba c'era questo simbolo. Ero sicura di averlo già visto. Stavo per impazzire. Poi mi sono ricordata. L'avevo visto qui, in uno dei libri di papà. Stai a sentire. La città perduta di Kitesh
pare essere scomparsa in Siberia attorno al XII secolo. Secondo la leggenda, appena prima di essere attaccata dalle orde dei mongoli, fu sommersa dalle acque di un lago. E che c'entra con il manufatto del profeta? Lo stesso simbolo. Lara. Se la sorgente divina è nascosta tra le rovine di Kitesh, pronta per essere ritrovata, allora devo andare. In Siberia? Stai scherzando? Pensaci. Se questa cosa potesse davvero svelare il segreto dell'immortalità, a noi cambierebbe tutto quanto. Malattie, sofferenze, morte, sparite. Ma non ti sembra una follia? Jonah, ne abbiamo passate tante insieme. Sai che ne vale la pena. Potrebbe essere vero. Non mi importa che sia vero. Ho perso troppi amici e non voglio perdere anche te. Papà non ha mai collegato tutto a Kitesh. È per questo che ha abbandonato tutto. Inclusa te. Smettila di darti la colpa, non c'entri. Se l'è andata a cercare. Non posso deluderlo. Non ora, è tutto quello che ho. Invece no. E se stessi buona per 5 minuti, lo capiresti anche tu. Merda, Lara. Che cosa facciamo? Ce li ho portati io, Jonah. Se la sorgente divina esiste, dobbiamo trovarla per primi. Si va in Siberia, allora. Serve un rifugio. Devo andare avanti. Coraggio. Puoi farcela. Muoviti. Un vecchio accampamento. Ok. Ok. Devo accendere un fuoco. Ah!
dovrebbe andare. Non basterà a farmi superare la notte. Devo continuare a cercare. È abbastanza secco. Brucerà, spero. Ucciso da poco. Niente caso. All'accampamento ora. Dai, forza! I nostri cercano tra le rovine sulle montagne. Se il manufatto è qui, lo troveremo. E i discendenti? Continuano a opporre resistenza. Ma presto la situazione tornerà sotto controllo. Bene, la Trinità confida in voi. La Trinità? Servirà un arco più resistente. Vorrei tanto che questo dolore non fosse così presente nella mia vita. Ogni volta mi sembra di guardare negli occhi un vecchio nemico che vuole abbattermi e lasciarmi stesa a terra a morire. Ma non morirò. Non posso. C'è qualcosa qui. Ci deve essere. Altrimenti la Trinità non sarebbe di neve. Spero solo che Jonah stia bene. Che abbia trovato la strada del ritorno. Non voglio mettere a rischio la sua vita. Non di nuovo. Non riuscirei a sopportare il dolore di perderlo. Questo è il mio cammino. Solo mio.